siamo qui a Otto con Luca Della Rosa, grande uomo nel mondo di sport da combattimento da sempre a Firenze, sul territorio della Toscana, e grandi imprese Luca Della Rosa e soprattutto la tua nuovissima palestra. Parliamo di un bellissimo spazio e dici due parole di come sta andando. Stanno molto bene, abbiamo già qualche centinaio di persone, abbiamo finalmente realizzato quello che volevamo realizzare, cioè avere una palestra completa, aperta tutto il giorno, dalla mattina alla sera, quei ragazzi che possono allenarsi su tutte le discipline senza limitazioni. Nome storico ormai a Firenze. Fight Club, che adesso ha la sua casa, la sua sede. E oggi abbiamo iniziato ad avere i primi risultati, no? Perché insomma abbiamo fatto 3 campioni italiani, domani abbiamo altre 3 persone in finali e insomma siamo contenti. Allora Luca, bellissima questa cosa della palestra nuova, fra l'altro è già uscito un articolo su Budo, ma ne faremo altri. Domani intervistiamo i tuoi ragazzi. Senti, parliamo anche dei grandi eventi che tu stai organizzando, come sempre. Recentemente a Firenze ancora hai fatto un bellissimo evento. Sì, ho fatto All for Glory, è stato un evento molto molto bello, riuscito, grande coreografia, e adesso spero di riuscire a fare un altro entro la fine dell'anno. Gli impegni sono tanti, ma la passione forse è ancora più grande. Allora, andiamo a vederci gli ultimi match di Octagon. Tra l'altro, qual è il tuo match di questa sera che stai veramente aspettando? Ma sicuramente quello di Sauer, come tutti penso. Sauer, comunque ho visto già dei grandissimi match, perché ci sono stati fino adesso un match più bello dell'altro. Allora, quindi... Carlo Di Blasi, grande organizzatore, sempre al top qui a Milano. Non solo a Milano, ormai nel mondo uno dei primi sicuramente. Perfetto, grazie Luca Della Rosa, ci vediamo domani. Bene, grazie mille, ciao.